Nadia Toffa ha lasciato i fan senza parole con le sue ultime dichiarazioni sui social. Ecco cosa ha detto in uno dei suoi ultimi post. La conduttrice delle Iene ha pubblicato sui social un post che fa molto riflettere i suoi fan. Parole che immediatamente hanno fatto preoccupare il suo pubblico che da sempre la segue. Il ricordo del tumore alle Iene. Da circa un anno, Nadia Toffa, l'inviata del programma di Canale 5, sta combattendo una battaglia personale contro il cancro. Lo ha scoperto di avere proprio per caso, mentre lavorava per un servizio delle Iene. Nadia avvertì un malore, da lì la corsa in ospedale, poi la terribile scoperta. È passato un anno, ma Nadia continua ancora la sua lotta. Nella puntata di domenica, 2 dicembre, la conduttrice ha voluto ricordare quanto accaduto esattamente un anno prima, e quel malore improvviso che l'ha consentito di scoprire il male contro cui combatte quotidianamente. Il tumore. Il post pubblicato sul profilo Instagram.il giorno dopo, Nadia Toffa ha pubblicato una foto in cui appare sorridente e questo splendido scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia. Ieri è stata una giornata particolare per me. Era il 2 dicembre. Un anno è passato dal mio malore. Un anno difficilissimo e doloroso che grazie all'affetto della mia famiglia, dei miei amici, e vostro sono riuscita a superare. Non sono guarita. Ma sono viva. Lo show va avanti. Ma non lo show televisivo. Lo show della vita. Chiuse virgolette. Poi ha detto la sua sulla vita in generale. La vita è un film. Il copione è scritto, quello che noi possiamo fare, è recitare al meglio la nostra parte. Con amore. Amo la vita più di ogni altra cosa. E non mollerò mai. Grazie di esserci sempre. Sento il vostro affetto nel cuore. Buona giornata a tutti. La vostra Nadia. La conduttrice parla di un destino già stabilito e non ci resta che interpretare al meglio la parte che ci è stata assegnata. Queste sono state le parole che hanno fatto preoccupare i suoi fan. In realtà, Toffa precisa che ama profondamente la vita e che non smetterà mai di lottare contro questo male.